Benvenuti nel mio salottino rosa. Oggi ho voluto provare a cuocere il pane nel microonde. Ho preparato come al solito l'impasto e tenuto da parte un pezzetto per la prossima volta. Questo pezzetto si chiama crescito. Lo conservo in un vasetto di vetro ben chiuso e per massimo una settimana, altrimenti poi va rinfrescato. Però io faccio spesso il pane, quindi lo consumo chiaramente prima di una settimana perché o preparo il pane o preparo la pizza. Questo vasetto va tenuto in frigorifero. Ho usato l'alzatina bassa senza il piatto di vetro e ho fermato la rotazione con questo tasto. Per chi ha altri modelli e non può fermare la rotazione, potete usare una pentola più stretta, un po' più alta di quella che ho usato io e che vedete in foto. Sono quelle pentole chiamate effetto pietra. Il pane è venuto fuori ben colorato, funziona solo ventilato. Bisogna usare 200 gradi, 40 minuti, a metà cottura. Lo ruotiamo. Dopo la cottura ho guardato sotto, sono rimasta meravigliata visto che in tanti si lamentano che la pizza sotto resta bianca. Vedete com'è ben alveolato? Grazie alle pieghe che faccio sempre, queste pieghe bisogna sigillarle tipo raviolo e così l'aria resta inglobata all'interno e vi darà questo risultato meraviglioso. La prossima volta posterò il video della preparazione del pane che ora non ho potuto effettuare. Seguitemi, continuate a seguirmi per non perderlo. Grazie per aver guardato.